Con Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle parliamo di Russia perché un vero e proprio ponte viene fatto dai 5 Stelle. Infatti l'onorevole Di Stefano, che fa parte della Commissione Affari Esteri, è a Mosca e partecipa ai lavori congressuali del partito di Vladimir Putin, la Russia Unita. Onorevole Di Stefano, allora, intanto, come mai avete deciso di partecipare a questo congresso e come stanno andando i lavori? Abbiamo deciso di partecipare perché ho ricevuto l'invito direttamente da Russia Unita, essendo io il capogruppo della Commissione, e crediamo che, come abbiamo sempre detto, poi da questo punto di vista siamo stati sempre molto lineari, crediamo che sia oggi proprio il momento di ristabilire dei rapporti che aprano un po' la visione, l'orizzonte italiano a paesi che fino ad ora sono stati magari confinati perché non andavano bene alle amicizie precostituite dalla politica italiana, no? Abbiamo sempre avuto negli ultimi 50 anni una politica assolutamente filoatlantica, che noi non disprezziamo assolutamente, ma crediamo che vada un pochettino allargata, perché non siamo più nelle condizioni di poter dire lui amico e lui no. Dobbiamo pensare semplicemente agli interessi italiani. Gli interessi italiani vedono le sanzioni alla Russia, ad esempio, un crimine contro le nostre aziende. Se pensate che l'export italiano è crollato di quasi 6 miliardi negli ultimi 3 anni, la valutazione delle sanzioni, capite che non è più possibile andare avanti in questa maniera. Noi anche in Parlamento, prima ancora di questo invito, ci mancherebbe altro, abbiamo fatto atti legislativi proprio per rimuovere le sanzioni e oltretutto abbiamo anche presentato una mozione parlamentare per stabilire un rapporto tra le intelligence europee e quelle non europee, in particolare la Russia, sulla questione del terrorismo internazionale, perché è impensabile tenere fuori paesi come la Russia, specialisti nella lotta al terrorismo, dalla lotta all'ISIS, no? E quindi anche la distensione dei rapporti potrebbe servire in tal senso a facilitare un dialogo tra i paesi. Infatti ieri io ho ribadito, oggi pubblicherò anche il video di questo, ho ribadito anche al tavolo di Russia Unita che noi non siamo né filorussi e né filoamericani, siamo filoitaliani, non mi sembra una posizione che dovrebbe essere quella governativa addirittura, ma evidentemente il governo è un po' troppo attaccato a questioni atlantiche per poter capire questo. Ecco, c'è chi però fa notare come le sanzioni alla Russia sono state emesse per questioni legate alla violazione di diritti fondamentali, diritti umani. No, questo non è assolutamente vero. Le sanzioni alla Russia sono state imposte, tra l'altro dagli Stati Uniti, come ha ammesso lo stesso Joe Biden, che è il vicepresidente americano, per casomai la questione territoriale della Crimea, non per le violazioni di diritti umani. Perché le violazioni di diritti umani in Beh, però lì in quel Ucraina caso, ci sono sono state state quelle delle ucraine, violazioni. semmai, di Odessa, ma non Beh. ci sono state questioni di diritto umano. Casomai il diritto sulla continuità territoriale, sull'integrità territoriale. Ma è una questione che andrebbe discussa a lungo, perché io lì ho visto in realtà uno spostamento, a parte un colpo di Stato in Ucraina, poi uno spostamento della NATO fino ai confini con la Russia, cosa che dagli accordi della NATO non doveva succedere mai. Senta, il fatto che i russi diciamo, continuino comunque ad ignorare, lei diceva nel caso della Crimea non è una vicenda legata ai diritti umani, però non si può negare che insomma, questo non sia uno dei temi centrali nella politica di Putin e non da oggi, cioè, ricordiamo la guerra in Cecenia, tanto per fare diciamo, uno dei temi che sono poi, almeno per quanto riguarda i radicali, stati molto seguiti. Ma io credo una cosa in particolare, c'è un limite dove storicamente non si era mai arrivati dalla seconda guerra mondiale in avanti, che era esattamente legato allo spostamento dell'asse della NATO. Dal momento in cui la NATO insieme all'Unione Europea decidono di voler portare dentro la NATO paesi come appunto l'Ucraina, la Georgia, il Montenegro, storicamente valutati come un cuscinetto di pace tra la NATO e la Russia, allora si sta provocando un paese che oggettivamente non ha nulla da perderci, cioè la Russia in questo momento sta facendo gli interessi suoi nazionali, che siano giusti o sbagliati, questo ognuno di noi lo può valutare autonomamente,
sta difendendo i suoi interessi. Allora la NATO farebbe bene a capire, e soprattutto l'Europa farebbe bene a capire, che non ha bisogno di una nuova guerra in Europa, perché molti non se lo ricordano più probabilmente, ma l'Ucraina è a due passi dall'Italia. E allora noi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo riusciti a mantenere 60 anni di pace, sarebbe il caso che la NATO non ci può facesse piombare in una nuova guerra. E quindi io per questo motivo credo fortemente nella distensione dei rapporti con la Russia, perché noi siamo, come abbiamo detto più volte, un vaso di coccio tra due vasi di ferro. Allora un buon politico italiano fa gli interessi del suo paese, e non è quello che stiamo cercando di fare. Poi tutte le questioni relative a se Putin piaccia o meno, io potrei dire anche se Obama piace o meno, sono questioni che sinceramente in questo momento prendono un secondo piano, perché il primo piano è quello di aiutare le nostre imprese e di evitare una terza guerra mondiale in Europa. Per quanto riguarda il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti, secondo lei che cos'è che bisognerebbe migliorare e a quali paesi, ecco, andrebbe rivolto? Fa parte del gioco sicuramente, l'ho citato anche ieri al congresso, tra l'altro ieri ho avuto l'onore, come ho detto, di essere tra gli unici, tra le uniche, il quarto a parlare, ma tra le uniche 10 che hanno parlato delle 40 presenti, perché il tempo era limitato, il che vuol dire che il Movimento 5 Stelle cresce anche nell'attenzione all'estero verso alcune realtà che magari prima non ci conoscevano abbastanza. E ho parlato del fatto che il TTIP probabilmente rientra in questo scenario, cioè se tu chiudi all'Europa una serie di opportunità come quelle storicamente avute con la Russia, col commercio verso la Russia, l'Europa necessariamente tende ad aprirsi verso nuovi mercati, guarda caso durante la contrattazione del TTIP. Quindi a pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina magari, no? Senta, il fatto che c'è anche una delegazione del Carroccio al congresso di Russia Unita, può essere Ma politicamente letto io in questa non chiave di so apertura? chi Russia Unita abbia invitato. Immagino che nell'ottica di un partito che è al governo avranno invitato probabilmente anche altri, non lo so questo. La delegazione del Carroccio è composta da un funzionario della Lega, non una figura politica, e ieri a me non mi interessa sinceramente fare a chi è più figo tra i due. Ieri loro non hanno avuto parola, noi sì, però questo non toglie nulla, voglio dire. Io ti ripeto, questa non è una questione di partitica o politica, questa è una questione di interesse nazionale, e quindi se ieri ci fosse stato anche il PD, che a me sarebbe andato benissimo, perché l'importante in questo momento è far capire chiaramente che l'Italia ha bisogno di uscire da questo scacco che sta subendo, che da 3 anni ci sta uccidendo l'economia. Tra l'altro avete chiesto un voto parlamentare, lo diceva prima, sulla questione, entro il 31 Sì, luglio la decisione del CORE, perché in questo abbiamo organo del fatto Consiglio vari dell'Unione atti Europea. parlamentari, di cui l'ultimo è stata appunto la richiesta formale di votare il rinnovo delle sanzioni entro il 31 di luglio, che è la scadenza. Perché anche se Renzi è venuto a San Pietroburgo a dire che era contrario alle sanzioni, al rinnovo automatico delle sanzioni, 3 giorni dopo gli ambasciatori del Consiglio europeo hanno stabilito il rinnovo automatico delle stesse, e lui non ha detto una parola. Allora si prendesse le sue responsabilità, facesse votare il Parlamento, e vediamo il PD cosa vota a quel punto, perché le sanzioni si rinnovano automaticamente se c'è l'unanimità dei paesi aderenti. Quindi portasse in aula la votazione e vediamo il PD cosa fa, perché altrimenti torniamo sempre a prenderci in giro. Grazie al Grazie a capogruppo voi, in buona Commissione giornata. Esteri del Movimento 5 Stelle, Manlio Di Stefano.